Nella tua esperienza di parlare con gli studenti generalmente della scrittura, come pensi che venire a parlare con studenti che trattano invece materie diverse come il disegno, la materia proprio della scultura o il design, possa in qualche modo aiutarli nel loro processo formativo? Io credo che l'arte abbia un denominatore comune, abbia qualcosa che lega una all'altra, che è un sentimento, un modo di essere. Si tratta di imparare a conoscere se stessi, a conoscere il mondo, a rapportare se stessi col mondo, nello stesso tempo avere curiosità per tutto quello che ci sta intorno, perché è proprio questa curiosità che ci suggerisce quali oggetti creare, sia esso un romanzo, un film oppure un vaso, o una bottiglia. E dall'altro poi fondamentale invece è la conoscenza della macchina creativa. La macchina creativa è una macchina, sono macchine diverse a seconda dei linguaggi, però la coscienza che si lavori con una macchina che sia una, appunto, quella che Calvino chiamava coscienza linguistica, cioè sapere che lavorare con un sistema di segni è fondamentale perché tu più sai come funziona la macchina e quindi puoi andare più lontano nella creazione delle forme. E questa ricerca della forma nuova è la stessa che lega me al creatore degli oggetti come quelli del mondo del design. Ci sono dei punti in cui tecnicamente il mestiere dello scrittore può essere accomunato al creatore di forme materiali. Io so che in comune, oltretutto, c'è con chi crea le forme e me, è il fatto che si parte da un'idea astratta, che viene nel nulla, nel vuoto. Anche chi deve disegnare una bottiglia o un portacenere, all'inizio, se lo vede mentalmente, se lo immagina nel vuoto, e nel vuoto è meraviglioso perché puoi fare qualsiasi cosa, non c'è tecnologia più avanzata della fantasia, posso creare delle forme fantastiche senza poter, poi magari irrealizzabili, ma poi dopo, nel passaggio dalla visione mitica all'oggetto concreto, c'è tutto un lungo processo, un procedimento che è fatto non soltanto di ispirazione e di talento, ma è fatto anche di conoscenza della materia. Invece oggi abbiamo tanta materia, ma è anche tanta materia che sparisce, così come le performance architettoniche, visive, spesso vivono in quel momento, ma man mano che si va avanti si capisce sempre di più che il locale, l'ambiente in cui viene esposto quel quadro stabilisce la qualità, aumenta o fa diminuire la qualità di quel quadro. C'è una competizione tra l'espositore e l'artista. L'espositore sempre di più diventa un artista. Ti ringrazio molto. Arrivederci. Grazie.